in collaborazione con A+ Studio, Bike Service, Ristorante La Cappa, Erba Vita, Gruppo Marcar, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Archigest Consorzio Logica, Coconuts Emporio Gastronomico. Certo che segnare tre gol fuori casa e farsi rimontare due volte per perdere, credo che sia un caso ben capitato. Di rado, quanto colpa della difesa in tutta franchezza? Sì, in genere facendo tre gol fuori casa, in genere qualcosa si porta a casa. Oggi è stata una partita anomala per tanti episodi, partita decisiva, decisa da episodi dove la maggiore esperienza del Rimini ha avuto la meglio. Noi siamo una squadra che deve migliorare, deve crescere, ma soprattutto deve fare esperienza. Una squadra matura, questa partita qua a un certo punto della gara la chiude, perché ci sono stati momenti della gara dove in campo giocavamo solo noi. Purtroppo la nostra crescita passa anche attraverso queste sconfitte. Dobbiamo fare il più in fretta possibile a migliorare, a crescere, perché poi la prestazione è stata buona. Portiamo a casa 0 punti e quello sicuramente è un rammarico per noi. Che cos'è che non ha funzionato? Perché davvero trovarsi in vantaggio 3 volte e poi dopo prendere gol, anche per dire il gol lampo all'inizio avrebbe potuto dare una impronta diversa alla partita, invece dopo una manciata di secondi praticamente è stato preso il gol del pareggio. Che cosa non ha funzionato? Cosa non ha funzionato? L'ho detto prima, ci sono stati dei momenti dove noi, a parte il primo gol dove abbiamo subito il pareggio, poi nel resto della partita quando siamo andati in vantaggio abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo provato anche a raddoppiare, insomma andare in vantaggio di 2 gol. Purtroppo quello che è mancato è stato proprio quello, non chiudere la partita nei momenti in cui stavamo dominando e avevamo in mano le nostre sorti. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Un po' sofferta, ma è arrivata finalmente questa prima vittoria, tra l'altro in una gara in cui siete stati 3 volte sotto, avete avuto la forza di rimontare e poi alla fine di completare la rimonta ribaltando il punteggio. Sì, parlavamo prima della partita, ieri era troppo importante per noi portare punti a casa, oltre alla prestazione. Credo che oggi la prestazione ci sia stata, al di là di qualche errore di troppo, però non mi voglio scusare, ma sicuramente abbiamo trovato una squadra con dei talenti, ragazzi, che cioè, dicevo prima ai miei compagni dentro, quando aprono il gas, questi ragazzi hanno dei passi che noi in questa categoria non siamo abituati a vedere. È anche vero, mister, che lo dicevamo ieri, no? È importante fare punti, era fondamentale in questa partita, però quando si subiscono 3 gol così un allenatore si arrabbia sempre, no? Ma guarda, io ero molto molto arrabbiato che non sono riuscito neanche a festeggiare il nostro primo gol per il primo gol loro, perché è una situazione che noi ci siamo allenati tantissimo da 2 settimane e abbiamo concesso ancora un cross facilmente dalla sinistra, ma con una leggerezza, e sono degli errori, dobbiamo migliorare, dobbiamo imparare, può succedere al 90° e non al primo minuto, e per quello rivedere, lavorare ancora e cercare che non succeda più. Mi sento ovviamente però ottime indicazioni dall'attacco, perché hanno segnato praticamente tutti, soprattutto sugli esterni. Capanni si è presentato molto bene, dopo 2 minuti e mezzo ha segnato con un euro gol, quindi sì, magari si scricchiola un pochino dietro, ma ci sono ottimi segnali dal reparto offensivo. Allora, sono d'accordo con te per quanto riguarda il reparto offensivo, sono un po' meno d'accordo per quanto riguarda che si scricchiola dietro, cioè perché questi difensori qua oggi hanno affrontato l'uno contro uno per parecchio tempo con dei giocatori forti, e noi abbiamo sofferto anche a centrocampo, perché a un certo punto eravamo un uomo in meno, sapevamo di essere un uomo in meno, volevamo rischiare la gara in questo modo qui, l'avevamo preparata così,
è normale che trovare, come ho detto prima, dei talenti con i nostri difensori che hanno una stazza, che hanno sicuramente delle caratteristiche per giocare a campo aperto, tante volte possono sbagliare o soffrire. Credo che loro abbiano fatto una grande partita. Nel collettivo però noi dobbiamo migliorare la fase difensiva, non il reparto difensivo. Tutti quanti dobbiamo migliorare la fase difensiva. Lì sì, sono d'accordo con te, che dico c'è qualcosa che non va sulla fase difensiva, siamo d'accordissimi, però i difensori hanno fatto una grande partita oggi. Massimo Bocucci, del Corriere Sport, buonasera Presidente. Buonasera. Ha sostanzialmente cambiato tre moduli nelle prime tre partite di campionato e i gol presi sono 7. Il problema secondo lei è di assetto ed è fatto adesso che c'è riferimento al 1-1 dove evidentemente qualche problema c'è e allora studia una formula per subire meno gol? Noi dobbiamo vincere le partite. Se devo vedere la mia squadra che sta dietro per non prendere gol, prendo il patentino, lo lascio qua e vado a casa. No, non mi piace. Io voglio vedere una squadra viva, una squadra che si gioca la partita. E non mi piace prendere tre gol, assolutamente. E mi ricordo tuttora quando sono arrivato a Rimini, diceva arrivo un mister difensivo, perché di solito le mie squadre hanno sempre difeso bene. Però quello che dico è, oggi ci troviamo con delle caratteristiche dei giocatori che sono, secondo me, alla portata di poter anche fare la partita. E bisogna rischiare qualcosa, non vuol dire che rischiare qualcosa devi prendere tre gol. Quindi sì, aggiustare in fase difensiva qualcosa non credo dipende dal modulo, perché se ritorniamo a qualche giorno fa con la Torres a Sassari, noi abbiamo giocato 3-4-3 in fase difensiva, Leoncini è uscito sempre sul terzo di difesa, quindi abbiamo modificato leggermente la fase di costruzione oggi con rispetto alla fase di costruzione di Sassari, ma per quanto riguarda la fase di non possesso abbiamo fatto la stessa gara. Io, se non sono stato d'accordo, da queste tre partite credo che un risultato l'abbia ottenuto, quello di aver trovato una squadra che ha uno spirito di corpo, perché nella serata un po' difficile contro l'Arezzo, sembrava a un certo punto in barriera anche fisica dell'avversario, anche oggi nel primo tempo soprattutto passa una differenza fisica rispetto all'atletismo di questi ragazzi così giovani, però la squadra paradossalmente andando avanti e stancandosi di più non si è mai perso né con l'Arezzo e né questa sera. Allora, con l'Arezzo avevamo una condizione precaria, e non eravamo questi che con 3 settimane in più. E a Sassari, secondo me, per il primo tempo abbiamo tenuto bene, poi abbiamo pagato un po'. Oggi credo che non contavamo solo con 11 giocatori condizionati, sino qualcuno in più. E si vede, i ragazzi, secondo me, hanno tanto margine di miglioramento ancora, tanto, per quanto riguarda la condizione, quindi puntiamo a quello, però io l'ho detto in settimana, noi siamo pronti per fare questa gara qui, cioè non troviamo scuse che manca ancora una settimana, 10 giorni, noi siamo pronti per giocare le partite, lo dobbiamo dimostrare così. 3 volte sotto chiedevo se c'è stato un momento in cui hai perso le speranze di non farci recuperare, perché 3 volte... sotto. Allora, quando vedo soprattutto da parte degli attaccanti che partono, cercano di pressare avanti, di recuperare, di affrontare il duello, io dico la possiamo recuperare in qualunque momento. Per esempio, c'è stato secondo me un periodo della gara, un momento della partita dopo il secondo gol della Juve dove si vedeva una squadra spenta, una squadra che non riusciva a reagire, lì mi sono preoccupato. Infatti, inizio secondo tempo? Sì, per l'inizio del secondo tempo era dettato da un movimento tattico nostro che arrivavamo leggermente in ritardo contro una squadra che secondo me ha, come dicevo prima, qualità nei passaggi. Io ad un certo punto vedevo questa palla scorrere, sembrava veramente un'altra categoria e per quello la preoccupazione era la fine del primo tempo. Abbiamo cambiato qualcosa noi dentro, soprattutto lo spirito dei ragazzi da vivo, e pensavo in qualunque momento di poter ribaltarlo. 2 parole direi che sulla Nesta oggi si possono spendere, perché ha fatto un super gol, l'assist, poi
insomma sicuramente una prestazione davvero, 90 minuti anche di corsa, anche nei minuti finali ripartito con una grande gamba, anche lui sembra già in posizione contro Monti. E lo spirito della squadra in generale, io vedere anche dei centrocampisti lottare dal primo all'ultimo minuto, vedere dei difensori duellare fino al 90esimo, questo è lo spirito di Davide, lo spirito della squadra, e per un allenatore credo che sia motivo d'orgoglio. Mi ha chiesto anche lunedì un gol subito davanti al pubblico amico, credimi che ha centrato la prima vittoria del 2023, c'è anche la tua firma. Sì, sono contentissimo sia del gol ma soprattutto della vittoria, perché come avevamo detto in settimana non avveniva da tanti mesi, quindi sono contento di aver dato questa gioia sia ai tifosi sia a noi, perché fa bene al morale. Dove la mette questa partita? Come? Dove la mette questa partita? Perché sotto tre volte alla fine non avete volato male? No, sicuramente sul carattere, perché subito, sicuramente andare sotto entro il primo minuto già è tosta, poi andare sotto due tre volte è sicuramente stata una reazione di squadra, di carattere, perché ce n'è stato tanto. Ci si sembra che l'attaccante vive per il gol, quanto è importante anche sul piano personale per te esserti sbloccato, anche se c'è la complicità un po' indubbiamente del portiere? No, è importantissimo, poi io personalmente preferisco questi gol che altri gol, perché tante volte perché ci sei vuol dire che sei lì pronto, quindi sono, da una parte sono i gol che preferisco. Quanto pesa questa vittoria? Perché la partenza è stata un po' in ritardo in tutti i sensi e anche questa partita sembrava irrimediabile, invece siete sempre stati, avete ribattuto colpo su colpo, vuol dire uno scolpo di testa alla fine di Gigli. Questa vittoria era anche insperata, quanto pesa proprio il vostro campionato per dare un inizio positivo al vostro campionato? No, sicuramente è una partita che pesa tanto, perché soprattutto per come è andata e avevamo bisogno di una vittoria, perché dopo due sconfitte è sempre tosta, se aggiungevi ancora un'altra era difficile anche affrontare una settimana con altre due partite, e sicuramente ci dà morale, ci dà anche entusiasmo che ci abbiamo già in allenamento, ma ci dà anche consapevolezza di noi. Ciao, se dovessi dire la percentuale della tua forma fisica, diciamo? No, sono sicuramente... cioè giocare mi aiuta a stare meglio, quindi sicuramente non sono ancora al top, ma ci sto arrivando, sicuramente ancora qualche partita e posso dire di essere al top, però oggi già stavo molto meglio. Stai tenendo il peso dell'attacco, insomma le assente ci sono nel reparto, quindi tra l'altro ti voglio dire, forse il suo tiro più bello, ho fatto la miglior parata al portiere della Juve. Sì, ha fatto tante ottime parate, perché ci sono stati diversi tiri da parte nostra belli, è stato bravo e poi ovviamente ha fatto un errore ed è andata bene. Oggi gran partita. Sì, gran partita, ma questo è dovuto soprattutto dalla squadra, perché a fine primo tempo ci siamo parlati, abbiamo detto che ce la potevamo fare e quindi siamo riusciti a portare a casa il risultato. Indubbiamente si è tanto di la Mesta in questo momento, quanto è importante per te, hai fatto più due grandi gol a Mantova in amichevole, sei riuscito a riproporne uno anche oggi, non dimentichiamo neanche l'assist su calcio d'angolo, insomma, immagino che sia un inizio per te positivo, ci sono tante aspettative su di te che stai ripagando. Sì, sicuramente quello che ha detto lei è sicuramente giusto, il mister mi dice sempre di puntare l'uomo, come ho detto anche nelle scorse interviste, di puntare l'uomo, di calciare in porta, anche perché come dice il mister ho un gran piede, di sfruttare le mie qualità in qualsiasi parte del campo, anche nella fase di non possesso. E a proposito di fase del campo, infatti, in disordine del campo, infatti sbagli un po' su tutto il fronte, no? Destra, sinistra, ti piace girare? Sì, il mister oggi ha proposto il 3-4-3, ma soprattutto a me mi ha detto di svariare in varie zone del campo, come andare a destra, andare a sinistra, stare sotto morra, per non far capire agli avversari i miei movimenti, ecco.
direi che è una serata perfetta, no? Quando segnano tutti gli attaccanti. È anche vero che per farvi segnare tutti ne avete dovuto subire qualcuno in più. Sicuramente quello dovremmo migliorarlo come squadra. Dovremmo stare molto più compatti e stare attenti all'episodio, ma sicuramente, come ha detto lei, come quando segnano gli attaccanti è sempre bello, quindi è uno stimolo in più. Partiamo dal gol, Partiamo dall'inizio. Diciamo che è stato un grande sorte. Raccontaci un attimo un po' questo gol, e dopo 2 minuti e mezzo, praticamente uno dei primi palloni che hai toccato subito dopo davanti a qualche mila persone. Sì, infatti diciamo che all'inizio abbiamo preso gol, però subito dopo mi è arrivata quella palla e per fortuna l'ho mandata in gol. Sappiamo che hai dei colpi da categoria superiore, si tratta di farli vedere anche inserissimo, magari trovare maggiore continuità. Il detto da visita è stato, direi, perfetto a livello personale. Sì, quest'anno io voglio trovare la continuità, spero di fare come oggi, aiutare la squadra, i compagni, e spero di fare più gol e assist possibili. Un'analisi della partita odierna, un commento sulla partita odierna. Già pensiamo alla prossima, a far bene. Da registrare un pochino la fase difensiva, cominciamo anche con il mister, perché comunque siete andati 3 volte sotto, poi per fortuna è arrivato il gol finale di Gigli, però un po' da registrare quella fase. Sì, nel calcio ci sta che puoi prendere gol, però siamo stati bravi a ribaltarla. Secondo te qual è stato il segreto della nostra vittoria oggi? Ci abbiamo creduto tutti insieme. In collaborazione con APU Studio, Bike Service, Ristorante La Cappa, Erba Vita, Gruppo Marcar, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Archigest Consorzio Logica, Coconuts Emporio Gastronomico.